signore e signori, Morgan! Ciao! Buonasera! Benvenuta! Come andiamo? Si accomodi, signor Morgan! Che bella pettinatura! Grazie! Il nostro onore! Molto sì, beh, più che altro è una parrucchiera che avete voi molto brava, che mi diverto a fare questi capelli un po' da barba papà. Morgan, metà musicista e metà intellettuale, metà brianzolo e metà artista maledetto, metà musicista e metà stella di X Factor. Continua tu, metà... Metà fora. Vedi che sei troppo... No, ma si vedono i cavi, troppo, mi chiedo. Hai dei cavi? Si vede il cavo. Cosa è successo? Volevi che si vedesse molto il cavo? Ma io non particolarmente, però neanche che non si vedesse. Guarda, si vede parecchio. Ma in realtà, sai perché? È molto importante che il cavo c'è, perché c'è il microfono. Eh sì. Perché collega il microfono. E mentre io cerco di nasconderlo, tu qua. Invece ma lo ma perché vuoi tu evidenziare. Sei no cav. Ho capito. Io sono cav. Ma nel senso però di... Il comitato, diciamo, cav, non di caf. No, pensavo il cav, sai? Il cav, no, il cavo. Il cav è quello di Arcore. No. Non quello. Non, no. So che tu abiti da quelle parti. È un bisticcio di parole, però in realtà il cavo è semplicemente cavo senza O, perché il fatto che si vedano i cavi è bello, che è una metafora della funzionalità delle cose. Infatti ho messo lo scotch perché il colletto della camicia non vada a intaccare l'audio, perché la cosa importante è che si senta che si quello senta, che dico, ma certo. Sempre che sia... sensato quello che però dico, non però, parlare se... troppo difficile Morgan perché no, io sono una ragazza semplice di campagna sei no cav quindi devo arrivarci. Dai, tu oggi mi hai detto sì. Che è difficile quello che dico. No, l'hai ho ripetuto? Detto che ho letto il tuo libro che è molto interessante, molto alto, che dovrebbe essere un complimento per te, che insomma hai comunque tutto un aspetto intellettuale, no? Da un certo punto di vista è interessante. Qual è la camera? Ma ce ne sono diverse, ma non te ne preoccupare. Ma no, invece sì, perché è bella tu, la tecnologia, me. È bella. Allora, la regia di questo programma quella lì è, la è fatta in modo che se tu guardi me c'è una camera che gira e ti prende. Ma capito? Tu invece mi incuti soggezione, lo perché so, tu sei devi. Troppo intelligente. Ma figurati, ma nonostante dove? Pensi che io sia alto. Cioè, tu dici che sono alto, però leggi il libro. Io invece non riesco a guardarti e penso che tu sia intelligente. No, pensavo preferisco bassa. Guardare il pubblico o la camera, no, dai, però anche te, guarda perché me, dico guarda io me. Sono chiaro invece quando parlo, anche fin troppo. Allora, cioè, facciamo una cosa. Si capisce quello che dico? No, non si capisce niente. Come no? Morgan, guardami. What? Guarda me. Io faccio delle domande. Tipo Giù Cascasella, e tu no? Dai delle risposte. Dai. Tranquillo, va tutto bene. Ti vogliamo bene, io anche soprattutto. Io. E qui, vuoi una birra? No, non bevo alcol. Oh, porca miseria. Non bevo alcol, non mi e piace. E cosa ci offriamo? Un chinotto. E un chinotto non so se c'è. Del succo alla pesca, non lo so. Facciamo qualcosa. Io una birra, per favore, perché ho visto che butta malissimo. Come butta male? La tazza è secondo alto. Me è fantastico sei questo. Alto. Cioè, io trovo che... Tu sei una delle poche persone con cui ciao, mi piace. Zizi, cazzo, il cavo, scusa, il cavo tira. Lo capisco, stringe, ma te lo sei messo al collo. Cioè, qualcuno aiuta. No, ma perché mano? Io mi sono fatto un nodo, diciamo, una specie di nodo cravatta con una stringa di scarpa prima di venire qui e avere questa illuminazione che il vero fiocco anarchico si fa con il cavo. E quindi d'ora in poi metterai sempre ci sono sempre tante il cose cavo. Dietro questo ragionamento però, cioè A, che da una vita che vado in televisione dicono no, si vede il cavo, si vede il cavo. Cioè, cosa c'è di male nel cavo messo di male? Come dire, uno va in macchina, nascondi le ruote che si vede. Cioè, servono, cioè, serve. Il cavo non è che sia bellissimo, ma se uno è bravo... Non per far rima con cavo, però. Non è che sta a guardare il cavo. No, si fa il fiocco col cavo. È un cavo coi fiocchi e non solo. Senti, essendo Marco. Uno che trasgredisce, è il fiocco anarchico che, come si sa, si fa al collo. Per curiosità, così. Noi abbiamo un 25 minuti, dobbiamo parlare del cavo tutto il tempo. Sarebbe una metafora. Noi abbiamo iniziato della metafora. Noi stiamo parlando con una metafora lunga. Non bisogna uscire dalla metafora. Va bene. Se siamo capaci, siamo geniali. Ma io mi ero scritta delle domande facili. Tipo Asia tipo, Argento. Ma che? Io non ho neanche nominato. Vedi come sei, no, sei autolesionista, esatto. Io non ho neanche nomi, e tu subito come un pesce proprio, ti ci fuori d'acqua. Sei ascendente scorpione, qualcosa no, del genere? No, no. Cos'è che ti non rovina? So dimmi.
Cosa mi rovina? Niente, io non sono rovinato. No, perché sei autolesionista. Tu mi hai chiesto. Andrea, grazie. Mi hai chiesto, Daria, non parliamo di Asia. Io ti ho detto, ma certo che no, figurati, non me ne frega niente. Tu la quarta parola che dici è Asergente. Non c'è negazione nell'incosciente. Ah, sarà per quello. Ok, quando io ti dico non parliamo di Asia, basta togliere il non. È fatta. Cioè. Conosci canzoni popolari brianzole? Mm-hmm. Tipo? Tipo il Purtava Iscar del tennis, ma non è popolare, non è brianzola, quindi non ne conosci. Non ne conosci, ma se io dico la bocca non le straca, sai completare il proverbio? No, la bocca non è stanca, lo so tradurre però. No, la bocca non è sazia se non sa di formare. Non sei un vero brianzolo. Beh, infatti non so, sono nato a Milano. Cioè. Però è tutta la vita che stai a Muggiò, a Monza, no, dove no, che stai? A Muggiò sono stato all'inizio della mia vita, dove ho trascorso, non so se felicemente, comunque, diciamo, senza idealizzare l'infanzia, ho vissuto con la mia famiglia d'origine molto bene e sono quello che sono grazie all'educazione che ho ricevuto in un appartamento normale con i miei genitori e mia sorella a Muggiò. Com'era questo fino appartamento? Fino al 1986, forse, sì, è uscito Notorious, sì, 86. E l'ultimo disco che ho comprato lì in via San Rocco è stato Notorious di Duran Duran, tra l'altro in vinile. Poi sono cambiati tutti, io sono andato a Monza, il vinile è diventato CD, e Duran Duran li hanno considerati tutti una merda. Cioè. Ma è vero che poi sei tornato a vivere con la mamma? E mi piacciono ancora i Duran di brutto. Anche. E quindi vivi con la mamma? No. Non più. Chi ti stira le camicie? La donna delle stira camicie, non so come si chiama. Cioè. No, piace. Anche gli alberghi a volte. Vado in albergo con un sacco di roba sporchissima, perché vengo dalla serata canora e danzante del concerto, oppure da una settimana di negligenza, arrivo con... Com'è la settimana di negligenza? Niente, stare in giro così a vedere il mondo e senza preoccuparsi troppo di che camicia c'hai addosso, e se anche un po' padellata dici è bella, cioè, per cui la camicia diventa a quel punto, sempre nella logica del cavo, che è anche una macchia, insomma, chi se ne frega, cioè poi ci sono gli stilisti che fanno, capito, i jeans strappati e li paghi tre volte, cioè... Io c'ho una macchia, non può essere bella? Oppure i peli del cane, lasciali lì, stanno bene. Poi arriva, non so, un americano che dice l'ultima moda è la giacca con i peli del cane, cioè attaccati con una colla particolare che così non vengono via, perché questa è la moda, avere le idee. Visto che la giacca con... Gligorov, un artista macedone che tra l'altro a cui devo molto, che ti confesso, di non conoscere. Vabbè, Robert Gligorov è una specie di Andy Warhol per me, perché lui a un certo punto ha detto voglio produrre un gruppo e ha preso i Blue Vertigo, cioè è grazie a lui che noi siamo diventati, diciamo, i Blue Vertigo, abbiamo fatto il primo disco. Beh, questo qua ha fatto una giacca di carne. Di carne e carne. Ha fatto una di carne, bistecche cucite. Ha fatto una giacca di bistecche cucite e ha fatto la foto sulla poltrona. Dopo tre mesi si è rimesso la giacca, ma quella non era più di bistecche. Di vermi. Era di vermi e ha fatto la foto. E questa è l'opera d'arte. Giacca, bistecche fresche, per modo di dire, comunque putrefatte erano già. Però poi con sopra la vita. Certo che tu frequenti sempre un bel... No, io la giacca non l'ho mai vista e non la voglio neanche vedere quella giacca lì. Però Gligorov è un uomo... Fantasioso. Senti, scusami, ma c'è un'imitazione che ti fa Laocone in cui sei uguale in questo momento. No, perché la parla romano. Vedere. No, ma sei uguale. Vogliamo in dirlo questo che momento non parlo romano. Allora, guardiamola, poi mi dici. Dicevo. Vabbè, una sua interpretazione. Guarda quest'opera, cosa ti fa venire in mente? Ma a me sembra un pezzo di carne. Questa è un'opera di un artista albino che vive dentro una teca di zinco respirando solo anidride carbonica. Ah, che bel elemento! Ma io voglio essere paziente con te. E lo sai perché? Perché? Perché la vita è un mare nero di speranza trasformata in negligenza, come dicono le Splinter Sister nel loro ultimo album. Le Splinter Sister penso sia una